Di cosa si parla quando si parla di green? L'ambiente, la sostenibilità, la natura sono diventate ormai un patrimonio culturale e morale comune. A questo si aggiunge l'emergenza energia, che spinge verso la riduzione dei consumi e soprattutto degli sprechi. Insomma, tutti devono avere cura del destino del pianeta, che è soprattutto il nostro destino. Ma quanti lo fanno davvero? U-Trade lo ha chiesto ad aziende leader nella filiera dell'edilizia. L'Italcementi è sicuramente un'azienda che ha affrontato il tema della sostenibilità ormai da tanti anni. Pensate che questo bellissimo edificio fu progettato attorno al 2008 ed è un edificio certificato LEED, per cui noi da sempre abbiamo pensato che la sostenibilità per un business come il nostro fosse un elemento fondamentale per tutte le nostre attività. Come azienda vogliamo e dobbiamo crescere per garantire il nostro futuro, ma lo vogliamo fare, abbiamo scelto di farlo in una maniera sostenibile. E questo significa sostenibile sia dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista di impronta ecologica, quindi dal punto di vista di sostenibilità ambientale. E per questo negli ultimi anni abbiamo elaborato un piano di azione con misure concrete e obiettivi quantificabili e misurabili che nel nostro caso si raggruppano in tre macro aree: la decarbonizzazione, l'economia circolare e la biodiversità intorno ai nostri stabilimenti e soprattutto nelle nostre cave. Dal 2012 siamo certificati ISO 14001. Circa il 90% dei nostri materiali risulta vengono riciclati e rimessi poi in produzione attraverso la filiera del riciclo. Il nostro impianto fotovoltaico produce e ci aiuta circa per il 40% del nostro fabbisogno, il restante 60% proviene da fonti alternative. Abbiamo investito in un impianto di verniciatura dove utilizziamo vernici all'acqua. Il nostro obiettivo è quello entro il 2024 di arrivare a zero emissioni. Il nostro impegno inizia proprio con i fondamenti del business etico, a partire dalla salute dei nostri lavoratori e della loro sicurezza. Il nostro piano di sostenibilità è incentrato su due aree prioritarie. Ridurremo le emissioni di carbonio di tutti i nostri impianti e continueremo a sviluppare e migliorare le soluzioni per la gestione dell'acqua. Non è certo un mistero che le aziende che producano terracotta siano aziende energivore, ma non per questo rinunciamo a limitare il nostro impatto sull'ambiente. Ad esempio attraverso la scelta di materie prime di origine locale o anche utilizzando tecnologie che limitano al massimo il consumo di gas ed energia elettrica. Lo stabilimento di Valenza, dove siamo, utilizza esclusivamente argilla a chilometro zero che proviene dalla nostra cava situata qui a fianco dello stabilimento. Inoltre lo stabilimento di Valenza è inserito nel benchmark europeo di settore che raggruppa il 10% degli stabilimenti a minor produzione di CO2 per unità di prodotto. Mi fa piacere avere da poco approvato un investimento che estende ulteriormente il parco fotovoltaico sui tetti dei nostri stabilimenti. Per essere green è sufficiente che i prodotti siano sostenibili? Oppure il processo di sostenibilità deve coinvolgere anche l'intera azienda produttrice? E in che modo? Possiamo dire con vanto che tutti i nostri prodotti in sacco sono, per il benchmark che abbiamo, prodotti senz'altro sostenibili. Ma non solo lì, abbiamo lanciato una gamma di prodotti sostenibili, che l'abbiamo chiamati EcoBuild. Questi prodotti hanno delle caratteristiche straordinarie in termini di performance e soprattutto sono sostenibili dal punto di vista ambientale. Heidelberg, di cui noi facciamo parte come gruppo internazionale, ha posto degli obiettivi target i più stringenti in assoluto in tutto il mondo, delle costruzioni e del cemento. Vivendo in un paese come Italia, abbiamo il grande privilegio di ammirare edifici storici costruiti centinaia di anni fa in laterizio. Una casa costruita in laterizio non necessita di manutenzione durante tutto il ciclo di vita. E se guardiamo anche la nascita, quindi l'inizio del ciclo di vita di un laterizio, sappiamo
che il nostro materiale si paragona in maniera molto favorevole con tutti gli altri materiali edili. Noi abbiamo una certificazione ambientale che è scaricabile dal nostro sito internet. La terracotta non teme paragoni. Noi infatti trasformiamo una materia prima naturale in un prodotto finito, la terracotta, che è completamente compatibile con l'ambiente anche al termine del suo ciclo di vita. La terracotta inoltre si presta ad essere utilizzata per dar vita a dei sistemi costruttivi che possono contribuire in maniera significativa al comfort abitativo dell'edificio e al risparmio energetico. I nostri prodotti sono pensati e progettati per durare a lungo. Le materie prime che utilizziamo per la produzione derivano dalla filiera del riciclo circa per l'80%. Stiamo inoltre implementando una certificazione di prodotto grazie a tutto un lavoro che stiamo facendo legato agli imballi, con l'obiettivo entro il 2024 di eliminare la plastica. La gestione sostenibile dell'acqua è al centro di ciò che facciamo in Aliaxis. Il nostro obiettivo è quello di aumentare il contenuto riciclato dei nostri prodotti entro il 2025. Abbiamo anche in previsione nuove presse per la produzione dei nostri raccordi. Questo ci permetterà di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2. Il problema, per molte aziende, resta però quello di far capire gli sforzi compiuti e comunicare ai propri stakeholder la filosofia adottata. In quale misura è possibile? E in quale forma? Beh, partecipiamo a tutte le fiere più importanti. Abbiamo un'attività sui social, che adesso chiaramente sono uno strumento formidabile di comunicazione. Abbiamo fatto già 130 ore di formazione per formare anche i nostri venditori e presentare questi argomenti, che non sono poi così facili da sviluppare per un prodotto semplice, forse, ma base come il cemento. La comunicazione delle nostre scelte strategiche è un aspetto assolutamente fondamentale. All'interno, quindi, con i nostri colleghi, con i nostri dipendenti, quest'anno abbiamo messo un grande focus nella condivisione di questa scelta strategica, quindi abbiamo fatto varie workshop in cui abbiamo insieme ai nostri colleghi in tutti i 4 stabilimenti in Italia condivise le misure già intraprese, ma soprattutto abbiamo anche cercato di dare ispirazione ai nostri colleghi. Dal punto di vista di comunicazione esterna, per me c'è una parola chiave e questa è la trasparenza. In questa ottica, quest'anno in primavera abbiamo pubblicato il nostro Sustainability Report, che dà una panoramica su tutte queste azioni che sono in corso e soprattutto presenta anche i nostri obiettivi al breve, medio e a lungo termine. Comunichiamo ai nostri clienti, al pubblico, nei nostri magazine, nei social e anche durante i nostri corsi di formazione ai clienti quello che è il nostro impegno per la sostenibilità. Da alcuni anni stiamo comunicando il nostro impegno attraverso i canali social, partecipando alle fiere del nostro settore che si occupano di sostenibilità e durante tutte le nostre academy con i clienti. Da sempre noi cerchiamo di affrontare questi argomenti nella comunicazione, supportandoli con dati ed analisi che produciamo internamente o per tramite di nostri qualificati partner esterni. Ne sono prova i diversi convegni che abbiamo organizzato o sponsorizzato, così come gli articoli tecnici che pubblichiamo e anche le brochure tecniche di prodotto che è possibile scaricare dal nostro sito internet. Il mercato dell'edilizia sostenibile esiste già. Ma quanto vale? Il green è qualcosa di vago? Oppure distributori e clienti privati si sono resi conto della necessità di salvaguardare il pianeta e abbattere gli sprechi? Il cliente privato è sempre più attento a questi temi, sicuramente anche dovuto agli eventi anche recenti come quello che è successo nelle Marche poche settimane fa, ma anche la crisi energetica che stiamo vivendo, e quindi abbiamo da un lato un utente finale sempre più informato che chiede sempre più informazione in ambito di sostenibilità e dall'altra parte i collaboratori nella catena del valore come i progettisti, gli architetti e anche le imprese che cercano soprattutto la compliance con la normativa, con le regole CAM nel nostro caso in Italia. Quindi il nostro obiettivo come Wienerberger insieme ai nostri partner della distribuzione edile è anche in questa ottica di dare informazioni che permettono a chi sceglie il materiale edile di veramente
avere tutte le informazioni disponibili per dire se un materiale è sostenibile o non lo è. I clienti, che siano essi privati o professionali, sono sempre più attenti a questo aspetto e quindi orientati all'acquisto di prodotti che siano sostenibili. La nostra filiera è perfettamente consapevole del valore di un prodotto green. Lo conferma anche il fatto che nell'ultimo anno sono sensibilmente aumentate le richieste di impianti per l'utilizzo dell'acqua piovana, così come le richieste per impianti di riscaldamento e raffrescamento radiante. Chi oggi acquista e struttura casa capisce sempre meglio l'importanza delle proprie scelte in tema di sostenibilità per il comfort abitativo e per mantenere il valore del proprio investimento nel tempo. Il che spinge progettisti ed imprese di costruzione a prestare una crescente attenzione alla ricerca di materiali green, naturali, come la terracotta. Essere green non è un plus, ma è un'imprescindibile necessità. A oggi possiamo dire che ancora sul mercato del cliente privato non si sente ancora questa forte esigenza di prodotti sostenibili per quanto riguarda il cemento, il calcestruzzo. Possiamo dire invece che abbiamo una parte di prescrittori più importanti, nelle più grandi realizzazioni, dove invece sono richieste. Abbiamo lo Stato che sta chiedendo in molte prescrizioni che fa prodotti sostenibili. Noi facciamo anche dei benchmarking per capire qual è il tenore della richiesta sul mercato. Da questi emerge che solo un 5-10% delle richieste chiedono prodotti come i nostri che siano sostenibili. Il resto invece è più attratto dalle performance tecniche che hanno questi prodotti. Non ci dobbiamo illudere, sarà un processo che arriverà, che richiederà tempo soprattutto, ma noi saremo pronti per coglierlo. Noi e speriamo con noi i nostri clienti che ci stanno seguendo su questo argomento.